Siamo all'interno di Casa Sanremo con un grande autore, un genio della musica italiana. Lui è Emilio Munda, eccolo qui a voi. Troppo gentile, grazie. Io considero davvero un grande genio perché ha scritto delle canzoni fighissime che sono rimaste nel cuore della gente, e questo è importante, l'emozione, trasmettere attraverso le parole una poesia, un qualcosa che comunque ti fa sentire vivo, no? E questo tu riesci a farlo perfettamente. Raccontaci un po' come nasce questa canzone importante presentata a Sanremo e soprattutto per chi l'hai scritta? Allora, in genere quando scriviamo dei brani non sempre sono per gli artisti per cui gli scriviamo, cioè magari lo scriviamo e poi lo assegniamo a un altro artista, oppure diciamo che si scrive proprio per l'artista, come in questo caso, abbiamo scritto per Il Volo, questo brano nasce proprio per loro, abbiamo appunto provato a farglielo ascoltare, allora è piaciuto e l'hanno proposto per Sanremo. Eh sì, cari amici, proprio Il Volo. Quei tre ragazzi fenomenali hanno scelto una canzone altrettanto incredibile, scritta da questo genio. Grazie. Sì, diciamo che ho iniziato la mia collaborazione moltissimi anni fa con Silvia Mezzanotte, poi ho scritto per altri artisti come per Francesco Renga, ho fatto 3 anni di esclusiva con lui, poi diciamo sono entrato in esclusiva con Caterina Caselli, con la Sugar Music, ho scritto per i Nomadi, per Umberto Tozzi, per Nazilli, Michele Bravi, Gemelli Diversi, insomma, e altri. Ma la cosa bella che ci accomuna questo artista è il fatto che noi da 10 anni circa portiamo avanti il movimento Anime di Carta, e lui ha scritto proprio la canzone che ha dato poi il nome anche all'album di Michele Bravi, no? Sì, esatto. Sì, in quell'album c'è un brano anche scritto da me che si chiama Il Sole Contro. Sì, 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 molto interessante perché la canzone ci è piaciuta molto. Sole Contro, cioè, ci ha lasciato davvero esterrefatti, come anche tutte le altre canzoni. Io ringrazio naturalmente per questa bellissima intervista e voglio continuare perché abbiamo ancora qualcosa da dire. Tanti magari ci dicono, ma intervista gli artisti? Beh, più artista di lui non so chi ci sia. Quindi, che si dice? Questa canzone del Volo andrà avanti e vincerà Sanremo? Allora, lo speriamo, anche se... diciamo la critica un po' ci ha buttati giù, nel senso che è divisa un po' a metà, c'è chi li ama molto, chi li odia molto, perché vorrebbero qualcosa di diverso, ma io infatti dicevo anche questa mattina con mia moglie, ma per quale motivo devono cambiare il genere considerando che loro sono amati in tutto il mondo, sono internazionali, no? E poi stiamo perdendo questo bellissimo genere che è il pop lirico. Guarda, hai ragione, considerando che io ho dei parenti un po' in Australia, un po' in America Latina, stamattina ho postato delle foto appunto dei ragazzi del Volo e anche di altri VIP di Sanremo, e sia i miei parenti dell'America Latina che dell'Australia hanno cliccato mi piace e tutte le altre cose sempre sul Volo, quindi questo ci fa capire che comunque sono internazionali, anche il popolo, le persone, gli amici nostri, i parenti nostri vanno ad apprezzare questi grandi artisti che comunque rappresentano l'Italia un po' ovunque, in tutti i paesi appunto del nostro meraviglioso mondo. E che dire, perché devono cambiare? Sono loro, sono amati per quello che sono, portano avanti la loro caratteristica, il loro genere, e quindi di conseguenza se li amate seguiteli, altrimenti seguite gli altri, ma comunque non cercate di far cambiare i grandi artisti per quello che sono. Sì, comunque per me è già un successo essere qui con loro, aver scritto per loro, che sono appunto un gruppo internazionale, e poi quello che sarà sarà. Speriamo di vincere, chiaramente. In bocca al lupo a te, a loro e naturalmente a tutti gli artisti di Sanremo. Grazie ancora da Casa Sanremo, qui con Emanuela Petroni, CIA The News, Radio TV, Anime di Carta e Rete Oro.